il Piemonte vive una condizione di fragilità su vari livelli e che questa fragilità appunto si esprime sia sul fronte degli andamenti demografici, che sono sempre un elemento importante poi soprattutto per gli esiti di lungo periodo delle politiche e anche delle risorse sulle politiche sociali. La popolazione invecchia. Poi sicuramente c'è una tendenziale riduzione dell'importo delle pensioni e quindi correlata all'invecchiamento della popolazione pone un problema di gestione del mondo degli anziani. C'è un problema di persistente difficoltà occupazionali e soprattutto di persistente difficoltà dei giovani ad occuparsi. C'è un problema di crisi strutturale a livello di imprese, perché cresce la cassa integrazione in deroga, cresce la cassa integrazione straordinaria, che sono appunto istituti di sostegno al reddito legati a condizioni di crisi strutturale. C'è una anagrafe delle aziende che ci dice che tra quelle che nascono e quelle che muoiono, nascono di più aziende piccole e muoiono di più aziende più consistenti. Quindi questo ci dà l'impressione, l'idea che il Piemonte possa arretrare ancora nella sua capacità di imporre i propri prodotti sui mercati internazionali, e questo è sicuramente un problema. Su tutte queste problematiche io credo che le forze istituzionali, le forze sociali e le forze politiche debbano trovare un filo comune di impegno per cercare di produrre, con le risorse scarse che sono a disposizione, però delle politiche capaci di invertire la tendenza. Quali sono in questo senso le misure più urgenti? Ma le misure più urgenti, diciamo, come misure spetta alla politica individuarle. Dal punto di vista che mi riguarda, io ho fatto due proposte. Una è quella di legarci al discorso della Smart City, nel senso di procedere speditamente sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, su cui l'INPS è molto avanti, ma rispetto alla quale digitalizzazione dobbiamo in un qualche modo condividere con le parti sociali le ricadute sul terreno, diciamo così, di quelli che sono i diritti dei cittadini, i diritti di accesso ai servizi. Però indubbiamente questo è un grosso progetto che potrebbe portare molti risparmi. L'altra questione è che occorre, secondo me, fare quello che ho proposto nel mio intervento, gli stati generali, promuovere gli stati generali del sistema di protezione sociale in Piemonte, ossia mettere assieme tutte le istituzioni che si occupano delle grandi aree del sistema di protezione sociale, quelle legate all'occupazione, legate ai giovani, agli anziani, al sistema delle imprese, e capire quali sono le iniziative che assieme possiamo portare avanti, da un lato per razionalizzare l'uso delle risorse economiche e dall'altro per rendere alla collettività e alle imprese servizi maggiormente efficaci. Ci può dare alcuni dati, numeri su quelli che sono i dati attuali e previsioni? I numeri sono tantissimi e sono comunque contenuti nella relazione, per cui vi rimando appunto volentieri alla relazione. Mi viene in questo momento un numero che è quello dell'aumento del 58% degli immigrati. Questo elemento va secondo me preso in considerazione per quanto riguarda intanto il problema dell'invecchiamento della popolazione, perché questo può consentire, se ben gestito, se ben organizzato e ben strutturato, un contraltare rispetto ai fenomeni di invecchiamento, perché ovviamente questo comporta la possibilità di produrre di più, perché sono persone in genere che appartengono alle fasce lavorative e non alle fasce più anziane.
settimane, di avere quindi anche le risorse che il sistema previdenziale deve raccogliere per poi pagare i propri, come dire, le prestazioni, e può consentire anche di intervenire in modo strutturale sul problema appunto del sostegno agli anziani. Quindi diciamo che la lettura dei dati dovrebbe farci comprendere non solo laddove ci sono le criticità, che comunque sono evidenti, ma anche laddove possono esserci elementi di opportunità. Per esempio, un dato che emerge è che è vero che le imprese che nascono sono, come dire, quelle più piccole, e quindi questo è un elemento di fragilità, però abbiamo notato nell'ultimo anno che crescono quelle che hanno più di 10 dipendenti, quindi c'è una qualche tendenza anche nel mondo dell'artigianato, c'è una qualche tendenza ad un inizio di concentrazione, cioè le imprese sembra che comincino a porsi il problema che le dimensioni sono un fatto importante e che piccolo è stato bello, ma forse non è più utile per vincere la concorrenza sui mercati globali.